Cari amici di Informa TV, è un grande piacere informarvi che siamo in compagnia di Stefano Becciolini. Ciao Stefano e benvenuto. Ciao Matteo, grazie per avermi ospitato nei tuoi studi. Grazie a te per essere qui con noi. Allora Stefano, ha due canali dove lui fa informazione indipendente, è un appassionato di attualità e politica. I tuoi canali, se non sbaglio, sono Becciolini Network, giusto? Correggermi, esatto. Sono sia su Facebook che su YouTube. E insomma Stefano ha una storia da raccontare e qui in particolare io oggi vorrei chiedergli della sua partecipazione nell'organizzazione del famoso Movimento dei Forconi. Però prima parliamo un po' di te, insomma, un po' della tua anche della tua storia. Io so che tu hai lavorato per lo Stato, hai fatto l'imprenditore. Vuoi accennarci un po' a queste cose? Sì, certamente, ma innanzitutto tengo a precisare l'errore che fanno tutti. Il movimento non era il movimento dei Forconi. Ecco, ma mi ha subito tirato le orecchie, vabbè, è giusto. No, spiego, perché i Forconi erano delle tante sigle che ha fatto parte del movimento 9 dicembre, poi lo spiegherò in dettaglio, okay. Ma nulla togliere i Forconi, che sono nati nel 2011, se non sbaglio, in Sicilia, che avevano movimentato quell'isola e l'avevano bloccata per un bel po' di tempo finché non hanno ottenuto qualcosina. Allora, parlando di me, arrivando a me, io sono... Innanzitutto sono stato un carabiniere, ho lavorato nell'esercito, nell'arma dei carabinieri, quindi ho servito lo Stato e ne sono assolutamente orgoglioso. E poi ho fatto l'imprenditore per 10 anni nel ramo informatico. Bene. Ok, quindi questo è un pochino il mio curriculum vita. Poi nel 2010, circa 2011, ho cominciato a vedere che qualcosa non andava in Italia, ma veramente io avevo già avuto qualche preavviso nel 2004-2005, quando ricordo che nel luogo dove abitavo, adesso abito a Roma, prima abitavo nel Verbano Cusio-Ossola, questi centri commerciali che erano appena nati e che avevano messo in ginocchio molta parte dell'economia nazionale, quindi non solo dell'alimentare, ma anche nello stesso mio settore, quando hanno aperto i primi negozi di scout di informatica che vendevano a prezzi di costo, anche certe volte a costi minori, sotto costo, hanno messo in ginocchio praticamente tutta l'economia. E vedevo che molte persone andavano al supermercato, facevano finanziamenti, magari volevano andare a comprare il cellulare e poi uscivano con 4-5 mila euro di finanziamento. Faccio un piccolo, senza far nomi logicamente, io allora lavoravo come consulente informatico in molte scuole e ricordo che dopo Natale un'impiegata mi fa: sai Stefano, siamo andati con mio marito per prendere il cellulare del nostro figlio e siamo usciti con un monitor a 50 pollici al plasma, televisore, videocamera, mi ha preso 5.000 euro. Faccio: caspita, no. Ma tanto paghiamo con bollettini, con finanziamento, con bollettini postali. E c'era proprio la coda in queste agenzie finanziarie. Lì sono chiesto, sì, ok, ma queste famiglie che comprano tutto con i bollettini dell'Agos, Prestitempo, ma riusciranno a pagarli? Perché c'era gente che si era indebitata non poco. Sì, certo, insomma, ricordiamo, è stato un periodo in cui tra l'altro i finanziamenti veramente ti invogliavano a comprare con finanziamento piuttosto che in contanti, no, addirittura. Non potevi farlo. Io ricordo una mia cliente che voleva acquistare un portatile di una nota marca, anche molto bello, lo voleva acquistare in contanti, no. E non l'ha potuto fare. Quindi questo un po' per capire un po' anche quali erano i tempi. Sono passati poi 15 anni, però sono 15 anni che hanno poi determinato il nostro futuro anche attuale. Anche perché adesso abbiamo di contro una situazione, prima il finanziamento te lo davano anche se non avevi lavoro, per assurdo, no? Certo. Invece adesso è diventato molto difficile anche magari per un imprenditore ottenere dei prestiti eccetera eccetera se non si hanno queste cosiddette case. Ma è cambiato tutto anche da quel punto di vista. Ne so qualcosa anche io quando ero imprenditore, devo dire che le banche dove lavoravo molte carognate le facevano agli imprenditori. Quindi, allora, tutto questo per dire che quando poi nel 2009-2010 ho cominciato a incazzarmi, si può dire, anche Beppe Grillo dicevo, sì, ecco. Sì. E tra l'altro a quei tempi seguivo anche Beppe Grillo, seguivo i Vaffadei, no, certamente, seguivo e
ma ancora prima, io già nel 2003 scaricavo i primi video di Beppe Grillo in Svizzera, quando allora faceva le sue trasmissioni in Svizzera, e mi ha aperto gli occhi, ho detto caspita, ma c'è qualcosa che non va, proviamo a capire quali sono le dinamiche. Poi è scoppiata la crisi economica, e se non che, adesso arriviamo al dunque, avevo seguito anche a distanza il fenomeno dei forconi, che mi sembrava un fenomeno interessante, quello in Sicilia, questi agricoltori che si erano ribellati allo Stato per le accise e tutta una serie anche di vessazioni che tuttora hanno, non è migliorato niente. Di che anni parliamo? Guarda, parliamo 2010-2011. Okay, l'anno fatidico. L'anno fatidico, esatto, fatidico, perché io ho sempre identificato in linea temporale la disgrazia per il nostro paese il 16 di novembre del 2011. Quando c'è stato il colpo di Stato, insomma. Esatto, quando è stato nominato Mario Monti. Ed è stato, diciamo, estromesso. Berlusconi è stato estromesso i mesi prima, quando Sole 24 Ore intitolava fate presto, e quando veramente lo spread, che ripeto, io credo che ancora molti non sanno cosa sia realmente, ma allora tutti avevano in bocca lo spread, però nessuno sapeva cos'era, avevano spaventato l'economia nazionale, e è arrivato Mario Monti, e quello che è successo è sotto gli occhi di tutti. Quindi nel 2012 molti si dimenticano, e soprattutto si dimenticano questi nuovi giovani, queste nuove leve rivoluzionarie, e poi magari se mi fai dire anche due cose su questo, che il vero problema per l'Italia è il lavoro, il vero problema per l'Italia è la dignità di una vita decorosa, come avevamo prima dell'euro. Ora, qualcuno mi potrà dire, ecco, tu sei antieuropeista, io sono assolutamente antieuropeista, o perlomeno sono contro questa Europa. Contro questa Unione Europea, insomma, penso che, ecco, diciamo che tutte le persone con onestà intellettuale dovrebbero, non potrebbero che essere contrari a questa Unione Europea per come è strutturata, per anche, ma io, anche io sono un anti-europeista, no? Però sono anche e soprattutto un italiano, insomma, che tiene alla sua terra, alla sua patria, da quando siamo entrati nell'Unione Europea, insomma, siamo in balia di forze sovranazionali alla fine, il nostro governo non è più in grado di fare delle scelte in campo economico, insomma, siamo nella gabbia dell'euro, questa moneta che comunque siamo in balia dei mercati, certo. Una serie di cose, e ci sono poi dei personaggi come Monti, come Estoni, te, che da una parte firmavano trattati, dall'altra distruggevano l'economia, la domanda interna del nostro paese. Ma io, ritornando ai forconi, certo. Come si sono sviluppati? E poi raccontaci un po', perché i forconi sono stati un movimento che hanno veramente portato in strada milioni di persone. Allora, così? Io pochi giorni fa ho chiamato due esponenti, dei tanti, ma i maggiori esponenti, ripeto, non voglio fare nome in questa trasmissione, anche perché poi ci sono state, non tra me ma tra di loro, dei piccoli scherzi, eccetera. E si parlava 8-9 milioni di persone scese in piazza, nelle manifestazioni, nei presidi, nei primi giorni della protesta. Quindi sono dati dalla questura, quindi lui ha dati dalla questura. 8 milioni, lui diceva 9 milioni e 700 mila. E questo io posso dire che per quanto riguarda la mia provincia, Verbano Cusio-Ossola, i dati, noi avevamo il 70% di persone che erano con noi. Ora, poi spiegherò un po' di cose. Come sono nati il movimento 9 dicembre? Beh, innanzitutto è nato da una riunione che hanno fatto questi coordinatori, e non erano solo 10 ma erano molti di più, qui nel Lazio. Erano persone che facevano parte delle varie categorie imprenditoriali, commercianti, artigiani, autotrasportatori, agricoltori soprattutto, perché la protesta era nata proprio anche tra gli agricoltori, quote latte e altre sigle, chiamiamole, della società comune. Quando poi, verso il mese di novembre, quindi io parlo di marzo 2013, esattamente mi sembra il 18 marzo, quindi dopo le elezioni del 14 febbraio, hanno ideato questa protesta, e assieme agli autotrasportatori dovevamo bloccare l'Italia, d'accordo con loro. Io sono entrato a far parte del movimento 9 dicembre il 3 novembre del 2013, io non ho scritto niente, una mente fotografica, quindi...
perché avevo visto su Facebook che era nato questo movimento e allora si voleva fare una manifestazione grossa con un presidio a Milano davanti a Piazza Affari. Poi ho contattato, e non me lo farò perché ho la massima stima di questo personaggio, di questo mio amico Umberto Gobbi, che tra l'altro lui è un ex di Democrazia Proletaria, quindi lontano dalle mie idee, però eravamo uniti. La cosa bella in quei giorni è che c'erano comunisti, PDSini, 5 Stelle, di tutto c'era. E da cos'è che siete, com'è stata possibile, cos'è che univa tutte queste persone? Per che cosa si protestava? Perché le persone che sono, insomma, scese in strada erano veramente tanti. Io mi ricordo i blocchi con gli auto, insomma, sì, con i tir, mi ricordo i volantinaggi alle rotonde, mi ricordo tante cose in quel periodo. Innanzitutto c'era il governo Letta, ti ricordi, no? Allora che poi è finito febbraio. Monti aveva distrutto l'economia. Le centinaia di suicidi, se non migliaia di suicidi di piccoli imprenditori che non riuscivano a pagare le tasse, le banche gli avevano chiuso i finanziamenti, quindi non si vedeva una via d'uscita. E allora, attenzione, la differenza tra il 2013 ed oggi, che allora lavoro ce n'era, ancora le fabbriche funzionavano, io parlo per la mia provincia, ma in tutta Italia, la crisi economica non era a questo livello. Però vedevamo forse più avanti, era l'inizio della fine, e questa battaglia era anche per difendere quel lavoro che c'era ancora, no? Perché si capiva che la direzione era quella che purtroppo oggi si vede, insomma. Matteo, era stato firmato il MES da Monti nel 2012, noi parlavamo del MES già allora. Parlavamo dell'Eurogen. Del MES, non della riforma. No, del MES. Del MES, riforma, il problema grosso è stato quello, infatti, non è tanto il MES firmato da Mario Monti. Parlavamo dell'Eurogenfor, la polizia, la gendarmeria europea, e allora ci davano dei pazzi perché non esiste. Adesso abbiamo le prove alla mano. E ecco, parlando di questo, ci prendevano per, allora era non sovranisti, populisti. Hanno cominciato a dire: voi siete populisti. Io, in una mia intervista che mi aveva fatto una televisione, ho detto: ma è populista? Io sono populista, io vengo dal popolo. Il populismo è un'espressione artistica, perché non deve essere populista. Poi hanno cominciato a dire che eravamo anche sovranisti. Sì, effettivamente, però allora il sovranismo era un'altra cosa, inteso la sovranità individuale, eccetera. E ci siamo uniti, cioè abbiamo fatto delle riunioni a livello provinciale, molti ragazzi, veramente, moltissimi ragazzi, e abbiamo deciso il 9 di dicembre di scendere in piazza, in presidio. Il nostro presidio era in una zona proprio nevralgica, in una rotonda sulla statale 33 che portava in Svizzera, quindi noi avevamo proprio il polso della situazione. Quello che mi ha stupito in quei giorni, che facevamo code per il volantinaggio, la gente in coda, ma la gente ci salutava e ci diceva: continuate ragazzi. Veramente noi eravamo fieri. Poi quello che volevamo fare, almeno noi come presidio, era quello di smuovere le autorità locali. Noi volevamo che i comuni prendessero, anche se era un'utopia, prendessero, diciamo, una posizione contro il patto di stabilità dei comuni, perché anche i comuni sul nord, come assistente sociale, non esistono. Molte famiglie veramente andavano a raccattare, cominciavano ad andare ai mercati a prendere gli ortaggi che venivano lasciati lì. E quindi è nato questo movimento spontaneo e abbiamo fatto un bel lavoro, perché non solo a Verbania, ma al nord, in ogni città c'erano anche 3-4 presidi, a Milano c'erano 15 presidi. Milano 15 presidi. Ecco, quindi eravate uniti da una parte voi in questa grande protesta, perché era una protesta comunque vera, era una protesta soprattutto spontanea, c'era la volontà delle persone di partecipare, ma dall'altra parte una cosa bellissima che io ricordo, che è vera, è che chi magari pativa un po' di traffico per i blocchi, il volantinaggio, eccetera, eccetera, magari non tutti, ma molti erano dalla vostra parte e appunto dicevano: fate bene, vorremmo essere anche noi con voi, quindi andate avanti. Ed è stato una sorta di miracolo. Adesso noi non ce lo siamo dimenticati, no? Le persone non si ricordano più, ma erano fiumi di persone. Ma vedi, Matteo, allora la televisione non ne ha parlato. Non ne ha parlato. Come non ha parlato, e questo il video lo trovi su YouTube. E poi mettiamo delle immagini. Ecco, dell'11 di dicembre, due giorni dopo, quando la polizia a Torino si è tolta i caschi davanti ai manifestanti. Questo episodio lo ricordo molto bene. Ecco, questo è un episodio che a mente storica, ragazzi, sono passati poi 6 anni, ce l'ha, però allora, e questo aveva spaventato molto.
Io credo che anche l'elezione a Presidente del Consiglio di Matteo Renzi sia stata anche in un certo modo, come si dice, perorata, perché quando si parlava di Matteo Renzi, non era ancora in presidio, molte persone dicevano anche tra di noi, ma sì, però effettivamente Matteo Renzi, sei un giovane, il toscano, quindi brillante, una parlantina, molti hanno avuto fiducia in Matteo Renzi. Sì. E molti hanno avuto fiducia. Noi lo diciamo, guardate che ragazzi, le cose fino a che non sono chiare, noi non possiamo sciogliere i presidi, però oramai dopo 3 mesi, Matteo, ma 3 mesi di presidio non erano un presidio random, erano tutti i giorni dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 19 e in alcuni presidi erano permanenti. D'inverno. Avete fatto un lavoro immane e tra l'altro vi va riconosciuto che alla fine è questo grande movimento di piazza che oggi riconosciamo nei gilet gialli, no? Che vanno avanti oltranza ormai, eccetera, ha avuto la sua prima scintilla in questo movimento del 9 dicembre in Italia. Poi diciamo che i gilet gialli sono anche in un certo senso una conseguenza, possiamo dirlo, o una imitazione, o insomma hanno preso qualcosa da quel movimento. Ma guarda, che io sappia, e su questo ne sono certo, prima della discesa in piazza dei gilet gialli alcuni di loro avevano preso contatti con esponenti del movimento 9 dicembre, perché noi dopo 70 anni siamo stati i primi che siamo scesi in piazza senza una bandiera né di sindacati né di partiti politici. E questa è una cosa meravigliosa, no? E questa è una cosa meravigliosa. Quindi non siamo scesi in piazza con bandiere italiane con dentro un'altra effigie o con delle sardine, scusate. E dopo ne parliamo. Ecco, ne parliamo con la bandiera europea. Ora, noi siamo italiani, noi eravamo italiani e ce ne sono molti che ancora vorrebbero tornare a quei giorni, ma io dico ragazzi, ormai quello che è passato è passato. Un movimento come allora adesso non potrebbe nascere perché ci hanno frammentato. Bene, bene. Allora io ti faccio questa domanda, a questo punto sono obbligato a fartela, no? Perché tu hai parlato comunque di una manifestazione, di un presidio lungo, di giorni e giorni, di gente che stava lì con la volontà di essere lì per difendere dei diritti, no? Per difendere dei diritti che poi sono i diritti di tutti. Oggi assistiamo a un fenomeno diverso, che secondo me non è neanche un fenomeno limpido, non è assolutamente limpido, comunque di queste sardine, no? Che in realtà scendono in piazza, a mio parere modestissimo, per motivi del tutto opposti a quelli di difendere i nostri diritti, la nostra sovranità, insomma, e il nostro paese. Che differenza c'è? Ma innanzitutto il freddo, perché, ripeto, d'inverno al nord stare fuori in un presidio fino a 12 ore fa freddo. Le sardine, come non solo le sardine, attenzione, ma anche tutti gli altri movimenti che sono nati in questi 2 mesi, quando scendono in piazza, fanno le loro 2 ore, 2 orette, se ne vanno 3 ore. Le sardine sono, innanzitutto un movimento di giovani, non solo di giovani, che io vedrei anche di buon occhio sotto un certo punto di vista. Peccato che il suo programma non è un programma politico, non è un programma, è un programma d'odio verso Matteo Salvini e un plauso alla censura. Ecco, e già quando un movimento come questo entra troppo in televisione, viene ospitato troppo in televisione, perdonami, a me puzza, perché noi in televisione non ci siamo andati, anzi i pochi che sono andati venivano pure presi in giro. Guarda, ne parlo nel prossimo video, una piccola anticipazione, ne parlo nel prossimo video. Ma non può essere un movimento spontaneo, prima di tutto perché per organizzare, tu che l'hai fatto lo sai bene, certe cose non si fanno dall'oggi al domani. No, guarda, allora, quando noi volevamo organizzare tutti i presidi d'Italia a scendere a Roma in Pullman, era un delirio. Un delirio perché c'è la logistica, spostare migliaia di persone, trovare i Pullman, i treni, è una cosa praticamente impossibile. Se noi avessimo avuto una logistica come ai tempi aveva la CGIL o anche molti partiti,
dove regalavano un sacchettino col panino, con la Coca-Cola, pubblicità, e non voglio farla la pubblicità della Coca-Cola, si faceva un loro viaggetto a Roma, vedevano Roma, facevano quello che dovevano fare e tornavano a casa. E invece il 18 di dicembre, quando c'è stata una grossa manifestazione a Roma, però noi non abbiamo partecipato, se vuoi ti spiegherò anche perché, alcuni sono stati in giro 3 giorni, perché sono stati fermati dalla questura alle stazioni centrali di Milano, nelle varie città, i pullman non sono arrivati, c'erano blocchi, e gente che è partita il sabato è tornata il martedì. Ecco, questi ragazzi scendono in piazza non per difendere il loro futuro, ma contro l'odio. Allora, o sono tutti figli di papà, oppure le divisioni, ecco, questo è il problema, le divisioni, divide et impera. In questo video io vorrei far capire agli italiani come noi, come me, che hanno fatto una certa lotta, ma anche agli stessi grillini, che ce ne sono veramente, sono persone eccezionali, che se noi non ci uniamo in una lotta comune, ma non una lotta sulla strada, in una rivoluzione gandhiana, cioè una rivoluzione culturale, le deframmentazioni fanno soltanto piacere e al potere forti, alle grosse multinazionali. Cioè, noi viviamo in una società dove un giovane non trova lavoro, deve veramente andare in un call center per 600 euro al mese. Quindi questi movimenti sovranisti che sono nati hanno fatto una figuraccia, perché si sono già divisi. Io non ripeto, non voglio far nomi, non c'è la coesione, non c'è troppi protagonismi. E questi protagonismi fanno male, perché allora c'è un'espressione, prima di tutto nei grandi partiti, no? Come dicevi, per esempio i 5 Stelle nel loro programma hanno scritto no MES, vogliono smantellamento del MES, la liquidazione del MES. E allora di conseguenza, se nei 5 Stelle ci sono persone che rimangono coerenti a questa idea, no? Nel momento in cui il movimento va in un'altra direzione, no? Dovrebbero dire no, esattamente. Possiamo farlo stesso anche nel ragionamento con la Lega, che diceva no euro e invece adesso sì euro. Quindi ecco, e questo manca. Quindi purtroppo l'elettore è tifoso, quindi io voto quello e lo tifo fino alla morte, alla fine questo è. E dall'altra parte, chi dovrebbe essere veramente sovranista, cioè dire dobbiamo uscire, perché se non usciamo da questa Unione Europea qui non abbiamo più futuro, noi né tantomeno i nostri figli, allora queste persone dovrebbe essere una cosa sola, come un pugno chiuso. Quello che siete riusciti a fare voi il 9 di dicembre, no? Essere un pugno chiuso, uniti, tutti uniti. E invece questi, per prime donne o per altri motivi, ognuno va un po' a destra e un po' a sinistra. Ma e questo sicuramente non aiuta. Le rivoluzioni di qualsiasi tipo non si fanno dietro una scrivania con un microfono. Né tantomeno nei convegni, sicuramente. Né tantomeno nei convegni, perdonami. Quindi si fanno in piazza. Certo. Si fanno in piazza con dei presidi permanenti dove si parla con le persone. Noi parlavamo, la nostra forza era che noi parlavamo con le persone. Quando la gente si fermava, gli davamo il volantino, ci chiedeva chi siete, cosa. E tutti erano d'accordo con noi, ma te lo dico, è una cosa che mi aveva commosso questo, perché nessuno suonava o ci mandava al diavolo, forse uno ci ha mandato al diavolo, neanche me, una delle nostre, una pensionata, una certa Enrica, e anche lo Stefano Sacchetto, che era il mio vice, diciamo. Però è stata una protesta veramente spontanea. Noi siamo andati, io personalmente, assieme a Umberto Gobbi, nel mese di gennaio, anche a una riunione dei 74 comuni della Verbano Cusio-Ossola, e abbiamo chiesto al presidente dell'associazione dei comuni di prendere la parola, dove abbiamo invitato tutti i comuni, tutti i sindaci a prendere dei provvedimenti contro il patto di stabilità. Io mi ricordo, abbiamo fatto un piccolo discorso e ci hanno applaudito i sindaci, 74 sindaci. Che fine ha fatto tutto questo? Tutto questo è finito nell'oblio del governo Renzi. Ma tu pensa, noi siamo scesi in piazza nel 2013, quando ancora le cose non andavano bene, ma neanche così male. Quando nel 2015 Jobs Act, l'eliminazione criminale dell'articolo 18 sullo statuto dei lavoratori, nessuno ha mosso un dito. Noi eravamo, diciamo, sfiancati, perché poi non puoi riprendere in mano una protesta che la gente non aveva più
la forza, perché ormai credo che agli italiani manca la forza di reagire. Siano rimasti delusi, no, ormai da tutto, e molti sono sconsolati. Ma manca l'atteggiamento, c'è volà di sconsolatezza. Manca la forza, mancano tante cose, perché poi sai, è anche vero che quando una persona poi va sempre più vicino alla disperazione, sempre di più si preoccuperà di sopravvivere, insomma, dei suoi bisogni, no? Primari, quindi di pagarsi l'affitto, di riuscire ad arrivare alla fine del mese, di trovare lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi si disinteressa, poi non si occupa più di politica, di queste cose. Matteo, io penso che il peggior tradimento che un essere umano può provare, può avere, quello dal proprio leader, dai propri leader, che hanno ottenuto con l'inganno il voto, con dei precisi punti o programmatici, e poi invece li hanno cancellati come se nulla fosse. Questo è il peggiore tradimento. Il peggiore tradimento che noi siamo ancora qui disposti a sopportare, e ci fanno passare, ad esempio il MES o tante altre cose, come ormai delle cose normali che devono accadere, perché noi facciamo parte della comunità europea, noi siamo una nazione pilastro dell'Europa. Noi non siamo il pilastro, noi siamo lo zerbino dell'Europa in cui si puliscono i piedi tutti, compreso la Francia e la Germania. Poi dicono no, ma attenzione, perché l'Europa, se dovesse finire il sogno europeo, scoppierebbero le guerre in Europa. Ma chi vogliono prendere per scemi? Cioè, le guerre, soprattutto negli ultimi 150 anni, sono scoppiate esclusivamente per motivi economici. Assolutamente. Ecco, e territoriali. Quello che a me spaventa adesso è l'uscita dell'Inghilterra dall'Europa, perché adesso abbiamo una nazione come l'Inghilterra che è una mina vagante. Andrà dalla parte degli americani sicuramente, però l'Inghilterra è uscita dall'Europa, a noi non vogliono farci uscire, non possiamo neanche farlo perché non è previsto nessun referendum per uscire, ci hanno chiuso in una gabbia. Noi siamo stati stupidi per 10 anni, i nostri politici firmavano trattati, e io credo che non sono criminali, sono solamente degli sprovveduti, perché non sapevano neanche loro cosa firmavano. E con queste, insomma, parole che sicuramente fanno riflettere, ecco, io farei un ragionamento finale prima di salutare i nostri amici. Ecco, che forse che la forza del vostro movimento è stata anche quella di essere realmente apartitici e da politici, no? E di essere veramente un movimento spontaneo, partito dal basso. Ecco, e questo manca secondo me in questo momento. Se esistesse, riuscisse a fare un movimento spontaneo che viene veramente dal basso e slegato soprattutto dai partiti, che poi alla fine inquinano tutto quello che toccano, da qualsiasi parte stiano, ecco, forse potrebbe essere, credo che si potrebbe, ecco, imitare, diciamo, la scintilla del movimento 9 dicembre potrebbe essere forse uno dei modi per risvegliare un po' la voglia delle persone di rivalersi, di alzare la voce e scendere in strada. Detto questo, io ti ringrazio e invito ancora tutti gli amici di Informa TV a seguire Stefano. Ricordo, Stefano Becciolini, lo trovate su YouTube e su Facebook nei canali Becciolini Network. Va bene? Una cosa che vorrei dire, per salutarvi, e anche se posso fare una piccola marchetta, grazie, seguite anche Homo Sapiens. Certo. Homo Sapiens è il nuovo format che abbiamo organizzato con Glauco Benigni e Fabrizio Ciancio, e domenica ci sarà una bella trasmissione condotta da Glauco Benigni, dove sarà lui anche il personaggio di punta, e parlerà del mainstream e dell'informazione, perché ricordiamoci che il nostro nemico numero uno è l'informazione, o la malinformazione. Quindi invitiamo tutti gli amici a seguire anche Homo Sapiens, al quale ho partecipato anch'io, e parteciperò, insomma, adesso non so se domenica riuscirò, ma insomma sicuramente parteciperò ancora. Tutte le domeniche alle ore 21. Su Homo Sapiens, Facebook si trova. Facebook. Va bene, grazie ancora e buona serata. Grazie a voi.